Uomini e donne, anticipazioni. Armando ci ricasca e si accapiglia con Diego. Ancora una volta, il nostro Armando incarnato è venuto quasi alle mani con un altro cavaliere del trono over. Dopo l'episodio della scorsa settimana, che lo ha visto a muso duro con Biagio, questa volta Armando ha sfiorato la rissa con Diego Tavani. È quanto trapela dalle anticipazioni riguardanti l'ultimissima registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è successo tra i due? Pare che Armando se la sia presa per un motivo futile. A dire la verità, per un qualcosa che non aveva neppur senso. I presenti alla registrazione raccontano che l'attacco di Armando è partito da una foto che Diego ha accettato di fare insieme ad una persona incontrata mentre era al centro commerciale con la nipote. Ebbene, questa persona era un amico di Armando. Nonostante questo, Diego ha accettato di fare la foto insieme a lui, anche per educazione e gentilezza. Nonostante tra Diego e Armando i rapporti non siano buoni, non sembra esserci nulla di male nell'intrattenersi con persone vicine all'uno o all'altro. Nulla di male dunque. Peccato che Armando non l'abbia vista così, visto che secondo lui, Diego, doveva rifiutarsi di fare la foto con quel signore. Apriti cielo, nello studio di Uomini e Donne è scoppiato il caos. La motivazione data dal nostro Armando è alquanto surreale, visto che poi ha accusato Diego di essere incoerente e di aver mancato di rispetto al programma. Ma perché? Qualcuno riesce a capire il ragionamento di Armando? Sta di fatto che i toni tra i due cavalieri si sono alzati a dismisura. I due si sono pur alzati in piedi e sono arrivati muso a muso, costringendo Luca Salatino e un ragazzo della produzione ad intervenire per dividerli. Questa volta si è proprio rischiato che i due si mettessero le mani addosso. Molto probabilmente la scena verrà tagliata e non verrà mandata in onda. Di certo, non è un bello spettacolo da vedere. Resta da capire per quale motivo la redazione e la stessa Maria De Filippi continuino a permettere ad Armando di comportarsi in questo modo. Nel giro di una settimana è la seconda volta che il cavaliere partenopeo giunge quasi alle mani con un altro protagonista del trono over. La scorsa settimana era successo con Biagio. Da non dimenticare che, in quasi tutte le puntate, il nostro Armando non si tira indietro e attacca qualcuno con toni e modi che sono tutt'altro che gentili e pacati. Oltre alla rissa sfiorata tra Armando e Diego, nell'ultima registrazione c'è stato il ritorno in studio di Federica, la corteggiatrice di Matteo. I due hanno provato a chiarirsi e hanno ballato insieme. Nessuna traccia invece di Denise. Matteo non sembra aver nessuna intenzione di andare a cercarla. Pertanto, al momento, resta con una sola corteggiatrice, ovvero Federica. Bisognerà vedere se nelle prossime registrazioni scenderanno per lui altre ragazze. Per quanto riguarda invece il percorso di Luca Salatino, per lui sono arrivate 4 nuove pretendenti. In riferimento invece al trono over, prosegue bene la conoscenza tra Ida e Alessandro. E la nostra Gemma? La Galgani ha chiuso con il cavaliere giunto per lei solo il giorno prima. Per altri dettagli su quanto avvenuto in studio e per capire cosa verrà trasmesso della lite tra Diego e Armando, dovremo aspettare qualche giorno. Perché la nostra Queen Mary non prende provvedimenti contro Armando? Perché gli permettono di tutto e di più? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.